Settembre 12:31 minuti in questo istante, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è venerdì, chiudiamo la settimana, la seconda settimana di programmazione di questa nuova stagione. Spero che abbia fatto cosa gradita questa settimana con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, ma continueremo ad averne sempre per raccontarvi al meglio quello che è grande, quello che fa grande, no? Secondo noi, Milano e la città metropolitana. È venerdì e abbiamo un ospite il venerdì fisso, che lo vedo già in collegamento, sempre bello come il sole, ed ecco lì, nonostante la pioggia che batte, credo anche su Copernico, da dove è in collegamento il nostro amico Andrea Romoli. Buongiorno Andrea. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sei in Copernico e piove anche lì? Piove anche qua, sì. Quindi piove su tutto. La temperatura si è abbassata. Dentro, mi auguro. Guardate sopra, spero non piova dentro, insomma. No, ok. Grande posto, Copernico, salutaci tutti gli amici a proposito di Copernico Centrale. Appunto, ci colleghiamo con te tutti i venerdì perché tu ci fai da agenda su tutti gli appuntamenti del mondo digitale, i workshop, che i webinar, esatto, e tutto quello che è, non dobbiamo perdere nei prossimi 7 giorni, giusto? Esattamente. Iniziamo subito. Direi lunedì inizia la Milano Design City. Sono 2 settimane di eventi negli showroom e in altri luoghi del design di Milano. Quindi sarà incentrata particolarmente la progettazione degli spazi urbani, la sostenibilità, l'economia circolare, e ovviamente tutto comporta anche una parte dedicata al digital. Per cui senz'altro, secondo me, nelle prossime 2 settimane Milano ritornerà un po' a vivere quello che era in passato, se vogliamo, quello che è stato negli anni scorsi fuori salone e che quest'anno non si è potuto fare, ma io penso che con la Milano Design City avremo di che soddisfare tutti i nostri bisogni, appunto, di ritrovarsi, sempre con, ovviamente, con le dovute precauzioni. Un altro evento che vi voglio segnalare è martedì 29. Milano Finanza propone la Milano Finanza Digital Week, ed è un evento che esplora tutti gli orizzonti digitali del design, del denaro e dell'e-commerce. Quindi si parlerà di digital finance, fintech, cashless, cyber security, big data, insurtech, chi più ne ha più ne metta, se vogliamo. La serata del 29 è una serata particolare per il Fintech District, perché festeggiano il terzo anno di vita e lo fanno appunto con un evento che guarda tutto il settore del Fintech. Quindi ci saranno ospiti e si parlerà appunto di tutto quello che riguarda il Fintech e dintorni. Andrea, però io una domanda, sì, se te devo fartela questa. Dimmi. Perché... cioè, ma tu capisci tutto quello di cui ci stai parlando? Cioè, io a volte ho il dubbio che in realtà sei la super cazzo, dai, ci dai degli appuntamenti, perché davvero, cioè, tu spazi davvero tantissimo da un tema all'altro, sei fantastico. Beh, diciamo, oddio, tutto non proprio. Però Fintech ho frequentato alcuni eventi, per cui qualcosina, diciamo che un'infarinatura ce l'ho, ecco, diciamolo, un'infarinatura grande, ce l'ho. Grande. Andiamo avanti allora, dimmi sì, il 30, altri appuntamenti. Il 30 di settembre vi segnalo un evento che è organizzato da TRI ed è Leading Tomorrow, Innovare e Investire in Italia, ed è secondo me un evento molto interessante e soprattutto riguarderà l'Italia e quello che succede dopo il Covid, per cui ci saranno interventi anche di un certo spessore, perché interverrà anche il ministro Paola Pisano, il ministro dell'innovazione tecnologica, ci sarà un intervento di Riccardo Barberis di Manpower, di Francesca Perrone, che led Western Europe di Unicredit, di Federico Dalla Casa, che è il country leader di Salesforce, di Antonio Perdichizzi, appunto, che è founder e CEO di TRI, per cui senz'altro un evento molto interessante con degli speaker di livello, senza dubbio. Sempre dunque l'1 e il 2 di ottobre, e invece ci spostiamo in quello che solitamente si svolgeva a Torino, quest'anno si svolgerà ovviamente per ovvie ragioni online, ed è Digito, ed è un evento di 2 giorni Digito? Che si occupa di Digito, scritto Digito, okay. Digito Online,
È praticamente la versione online del Turin Digital Festival. Oh. E anche qui faremo un pieno appunto di SEO, PPC, pay per click, mobile, social, content, email marketing, branding, e-commerce, tutto quello che è a contorno appunto del digital marketing, tanto per intenderci. Sempre l'1 e il 2 di ottobre vi segnalo un altro evento molto interessante, che è lo European Crowdfunding Festival. Ed è un festival dedicato al crowdfunding. Mi vedrà, avrò anch'io un piccolo intervento durante questi 2 giorni. Il primo giorno, l'1, interverrò e parlerò di Design Sprint, ma si parlerà anche appunto di startup, di imprenditori, di progettisti, di innovatori, tutto quello che è a contorno appunto del crowdfunding. Il giorno successivo, il 2 ottobre, vi segnalo Heroes 2020 Digital Edition, che è l'edizione digitale del Heroes Meeting Maratea, che è un evento che si svolgeva appunto a Maratea, un bellissimo posto a sud dell'Italia. Quest'anno, sempre per ovvie ragioni, non si potrà fare fisicamente, però gli amici di Heroes hanno deciso di farlo online, e anche in questo caso ci saranno dei macro argomenti su cui si parlerà. In particolare il sottotitolo di questa nuova edizione è Il Nuovo Ordine Mondiale, un sottotitolo molto particolare, direi. E si parlerà appunto di fintech, medicina, geopolitica, il mondo della comunicazione, appunto, che saranno questi macro argomenti che faranno parte del dibattito di Heroes 2020. E poi vi voglio segnalare l'ultimo evento, che è il 3 di ottobre, ed è SEO and Love, ed è l'evento che organizza ogni anno Salvatore Russo insieme a Giulia Bezzi, e anche in questo caso, come dice il nome stesso, riguarda tutto il digital marketing, in particolar modo la nicchia del search engine optimization. Questi sono, ecco, gli eventi perfetto, da non perdere della prossima. Perfetto, Andrea, senti, stanno ricominciando un po' gli eventi dal vivo oppure... Sì. Sì, guarda, noi questa mattina abbiamo fatto la nostra solita copernicolazione, anzi ne approfitto, se uno di questi venerdì vuoi venire qui nel Copernico, sei il nostro ospite, ci fa piacere, e l'abbiamo fatta in maniera digital, cioè alcuni erano presenti fisicamente in Copernico e altri si sono collegati da remoto. Abbiamo messo un wall in cui si sono con le 4-5 persone si sono collegate da remoto e abbiamo fatto la nostra colazione tutti insieme, appunto facendo un minimo di networking e per conoscersi e sapere chi fa cosa e far nascere business, tanto per intenderci. Perfetto, va bene. Allora Andrea, va bene. Io ti ringrazio tantissimo come sempre. Ricordiamo grazie che possiamo rivedere tutto nel tuo articolo, sì. Dove? Su Startup Italia, è già online, lo trovate nella home page, cercate eventi digitali da non perdere, eventi digitali e webinar da non perdere, e trovate il mio faccione, per cui ci sono io, e con tutto quello che vi racconto, tutto quello che succede la prossima settimana. Perfetto. Davvero, grazie mille, allora Andrea, ci vediamo venerdì prossimo con un altro appuntamento. Grazie, ciao, buona giornata. Buon lavoro, a presto, grazie mille ad Andrea Romolo. Appunto, potete andare su Startup Italia, cercare il suo articolo che è appunto già online e potete vedere tutti questi 8, ad esempio, cioè sono 8, ma sono veramente tantissimi gli eventi digitali e webinar da non perdere nella prossima settimana. Se dicevamo, chissà se Andrea capisce di tutto quello che ci racconta, no? Insomma, con questi termini a volte un po' complicati, sicuramente invece ne capiscono tantissimo, anche se a volte sono cose un po' difficili magari da comprendere al primo ascolto. Per questo io vi invito invece a volte a riascoltare questo pezzo di trasmissione, questo pezzo di puntata, perché arrivano le incursioni poetiche delle foche parlanti. La poesia, quella cosa che sembra così tanto lontana e difficile da comprendere, ma che in realtà, quando poi fatta con la semplicità che ci mettono le nostre foche, arriva davvero al cuore e all'anima di tutti noi. E quindi, avanti con le incursioni poetiche delle foche parlanti, quest'oggi è il momento di Francesca. Ho perso la vista leggendo tutte le poesie del mondo, ma la tua resta la più vera quando guardo le tue mani affrontare il mio corpo. Non hai armi contro di me per sfidarmi. Hai bisogno che ti guardi dritto addosso, oltre mare, mentre ancora posso farlo, e lo faccio, perché le cose belle si fanno con gli occhi. Le crepe di noia le scopro a tastoni,
solo su un verso stanco di farsi intagliare e diventare centenario. Siamo ancora intatti. Corrimi incontro, combatti. Grazie mille Francesca, grazie mille alle foche parlanti. Insomma, chiudere sempre la settimana con le vostre incursioni è sempre bellissimo, ma lunedì riapriamo la settimana con le vostre incursioni tutti i lunedì, mercoledì e venerdì a metà trasmissione, più o meno, intorno a quest'ora, questa bellissima incursione che ci fa un attimo prendere il fiato, farci qualche domanda, a volte anche, insomma, anche esistenziali, ma che, insomma, ci stanno, perché è giusto anche rallentare ogni tanto in queste giornate sempre frenetiche. Oggi poi chissà il traffico che c'è in giro, nonostante poca gente in giro, ma tanta pioggia, quindi Milano sarà sicuramente già bloccata. Sappiamo anche dell'allarme allerta per il Seveso. Una cosa però, la pioggia, abbiamo imparato in questi anni, fa abbassa l'inquinamento, almeno così ce l'hanno sempre detto, no? Che se piove il PM10, il PM2,5 è basso. Io dai controlli che ho qui sui monitor devo dire più o meno sì, più o meno no, perché in questo momento 55 è il livello di PM10 a Milano via Senato, quindi insomma non è proprio, ma c'è chi ci aiuterà da oggi in avanti ad avere dei dati molto più precisi e molto più radicati nel territorio. E quando dico radicati, radicati come una pianta. Guardate che giro che sto facendo per riuscire ad arrivare a Arianna, che è la protagonista di oggi, ma che è sponsorizzata e portata qui in trasmissione con noi da Carlo Alberto Gaetaniello di Wise Air e la new entry Simona Valesi, che ha un progetto molto bello oggi da presentarci, che è diventata appunto subito collegata ad Arianna. Eccola qua, finalmente posso dire, è la nostra Arianna, Carlo, questo. Assolutamente, intanto Oh. grazie mille Fabio per averci ospitato, non è la prima volta che veniamo Infatti qui. adesso qui dovrebbe partire il Primus, Porta di Cuore di Milano, per far vedere cosa è successo. Non fate salta l'introduzione perché vi spieghiamo. Allora, Wise Eye nasce ormai quanti anni fa? Un anno fa, Un anno fa, sì. sembra una vita fa, Sì, ma solo un anno fa. un anno, I successi sono un anno eterni. e mezzo fa, esatto, quindi febbraio 2019, quindi diciamo un anno e 2019. mezzo, sì. C'era una community su Facebook, si chiamava Aria Pulita, Sì. dove questi dei bandi giovani raccontavano che insomma l'area Milano si poteva monitorare magari avendo un vaso sulla finestra. Un anno dopo cerchiamo che questo vaso esiste, Esiste, assolutamente. funziona. Qui appunto poi abbiamo, nella puntata precedente abbiamo, mi ricordo, avete fatto un prototipo, l'abbiamo smontato, abbiamo Tanto, parlato anche sì. di come respira, perché la cosa bella di Arianna è appunto che respira la nostra aria e ci dice che aria stiamo Esattamente, respirando, no? sì. Arianna è un vaso da balcone che misura la qualità dell'aria, lo diciamo sempre così, ma è anche un nuovo modello, è un modo di coinvolgere i cittadini direttamente nel monitoraggio ambientale, perché la qualità dell'aria è un fenomeno locale, è un fenomeno che ancora fatichiamo a comprendere, su cui molto spesso si creano anche tanti falsi miti. Il nostro intento era quello di distribuire tanti sensori nelle città per avere dei dati sufficientemente rappresentativi sparsi sul territorio, da integrare e complementare con i dati delle agenzie regionali in modo da produrre delle informazioni utili per tutti. E quindi niente, l'idea di coinvolgere direttamente la cittadinanza. Abbiamo, come dicevi tu, abbiamo creato una community su Facebook che ci ha sostenuti in un primo progetto su Milano, Milano Aria Pulita, con l'idea di distribuire Arianna dei sensori sui balconi dei cittadini, e Milano ha risposto molto bene alla chiamata. La community adesso conta più di 2000 cittadini. Abbiamo fatto un progetto di crowdfunding di prodotto sulla città di Milano che ci ha permesso poi di realizzare il vaso, che con tutte le difficoltà che ovviamente ci sono stati per produzione, fornitori, eccetera, e di distribuirne attualmente più di 70 su tutta la città di Milano, e stiamo ultimando le ultime consegne, arriveremo ad averne più di 100, e Milano avrà una delle reti di monitoraggio ambientale più Anche capillari questo, al infatti, mondo. la cosa interessante del progetto Arianna è proprio questo, che queste 100, questo 100 Arianna, queste 100 vasi sui balconi monitorano la qualità dell'aria, Sì. secondo per secondo, viene da dire, no? In Cioè, realtà sono minuto una. per minuto. Vabbè, Sarà sì. da me, non ricordo quanto mi ha detto, perché mi ha detto Sì, cosa una succede. volta ogni quarto d'ora, Ci sono diciamo. delle Sì, fasi, sì. bravo, sono anche onesti, c'è un problema, sono anche onesti Certo, questi ragazzi, mi vanno a raccontare cose, no? Sono anche onesti, sì. sentissimo. Poi dico ragazzi, perché infatti tu sei uno del gruppo, Sì. siete partiti in tre, poi in quattro, poi in Cinque, cinque, sì, insomma, siamo tutti adesso. neolaureati o addirittura qualcuno ancora studiante del Politecnico di Milano, sì, Ci metterà di più a lavorare se per stare lavorando. Esatto. Non vorrei sentire tu, papà e mamma, che mi dicono:
studia, studia. Abbiamo fatto Arianna, ma tu studi. Tant'è che appunto 100 sì, entro questo mese, 70, sì, più, 100, esatto. 100 persone hanno voluto mettersela sul balcone. Sul proprio balcone, sì. Insomma, che balcone hai tu? Io ho un balcone di casa, ho una ringhiera e ho messo Arianna sulla ringhiera. Tu non sei qui solo perché sei una mamma di Arianna, no, infatti. Ma perché, avendo conosciuto Arianna, avendo conosciuto proprio il tuo progetto, hai trovato un modo in realtà di mettere insieme queste due passioni, no? Questa, esatto, passione per il... Che la passione, insomma, dovrebbe dire, sarebbe una cosa da provare tutti, questa passione per il verde, dovrebbe dire, questa passione per il pulito, per, sì, il buono. È la passione per l'ambiente in generale, per una sostenibilità che crediamo sia possibile se un numero sufficiente di persone viene coinvolto da questa sensibilità, diciamo. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Confederazione Cittadinanza Consapevole e mi ha permesso appunto di portare avanti questo progetto che è stato finanziato da No Planet B. E cosa abbiamo fatto? Proprio pensando all'utilità del cambiamento climatico, dell'inquinamento in una città come Milano, abbiamo pensato anche a uno stile di vita, quindi a un'alimentazione che sia sostenibile. Quindi da qui la necessità di creare degli orti urbani casalinghi che si possono collocare in qualsiasi posto per diciamo incentivare, motivare le scelte alimentari in modo che il cibo diventi un veicolo per la sostenibilità della città. Infatti questi orti saranno forniti del software Wise Air per far vedere se effettivamente ci sia un miglioramento. Ovviamente il miglioramento si può vedere solo se ci saranno tante persone che fanno... Dal morto che respira all'orto che respira. All'orto che respira, esatto. Esatto. E con questo progetto forniremo anche un'app che sarà scaricabile gratuitamente, che dirà quali sono i cibi più sostenibili, in modo che le persone saranno informate da ricerche fatte da istituzioni internazionali, quindi con dei dati affidabili, in modo che loro potranno scegliere cosa mangiare e poi chiudere il cerchio con la misurazione dell'aria che appunto verrà fatto dal software Wise Air. Insomma, è una bella commissione, soprattutto perché si spesa da parte ce l'avete un ingegnere, se non mi ricordo, sì, siamo tutti ingegneri. Siamo quattro ingegneri e un designer. E un designer, okay. Ecco. Cioè, noi ne abbiamo troppi. Che troppi, cioè, deve essere qualcuno di noi. Quattro ingegneri che si mettono a attaccare, certo, cavi e diodi insieme, diciamo più o meno, passami la semplificazione. Certo. Un bene però molto interessante che è quello dell'ambiente, come convertire, cioè, la tecnologia, si dice sempre che la tecnologia invece a volte fa male, che la tecnologia produce scarti, sappiamo quanto facciamo male con questi smartphone, usarli un anno per buttarli. Invece una volta riusciamo ad avere una tecnologia che ci fa del bene, no? Sì. Il concetto di mettere la tecnologia a servizio dei cittadini e anche della sostenibilità è qualcosa di molto forte, fa parte del nostro progetto. La componente, secondo me, che accomuna i progetti, quello di Simona e il progetto Wise Air, Arianna e Milano Aria Pulita, è la voglia di dare la possibilità ai cittadini di attivarsi per dare il loro contributo, quindi contribuire a migliorare la città in cui vivono e in generale l'ambiente che li circonda. Ma come possiamo fare allora? Lo chiedo a tutti e due, perché sono tutti e due progetti comunque che non finiranno mai, spero. Ah no, infatti, sono replicabili all'infinito. Come possiamo fare per aderire ai vari progetti? Allora, Simona, come possiamo fare per aderire? Come possiamo fare? Chi può pensare di avere un orto urbano? Tutti possono pensare di avere un orto urbano, si può mettere su un balcone, su una terrazza, nel giardino condominiale. Infatti noi nel nostro progetto abbiamo creato delle installazioni che vogliono essere di esempio, quindi l'abbiamo messo all'Ecoteatro di Via Fezzana, l'abbiamo messo allo spazio culturale HUG che c'è in zona Nolo, in Via Venini, l'abbiamo messo in un condominio in Via Chiari al 7 nella zona Portello, lo metteremo in un'altra, in una trattoria, insomma lo mettiamo
in tutti i posti dove c'è uno spazio che si presta per fare questa cosa, per dimostrare che si può veramente fare da tutte le parti, e se noi lo facciamo in molti possiamo veramente incidere sull'inquinamento, sul cambiamento climatico, sulla nostra salute, perché poi mangiare insostenibile, guarda caso, è anche corrispondente a uno stile di vita salutare, quindi tutti vincono. Allora, questa è la sua, detto appunto che se non ne so tanto, se sono un po', ho anche un'app che mi può venire in aiuto, la Green Forks, cioè esatto, posso... Allora Green Forks è un'app che è in via di sviluppo. Io invito gli ascoltatori a stare, diciamo, collegati e aggiornati seguendo la nostra pagina Facebook Green Forks Stand Up for Climate. Bea, mi raccomando, mette subito nei commenti link. Ecco, perché se tutto va bene, quando faremo la presentazione di questo progetto proprio all'AG di Via Venini il 15 di ottobre, forse riusciremo a presentare anche il link da cui scaricarla, perché essendo una cosa molto tecnica che fa dei calcoli un po' complicati, sì. Vuole, potrebbe anche non essere pronta per il 15. Mi ha detto che ha tre amici ingegneri in casa con lui, fatto tutto. Chiederemo aiuto, chiederemo assolutamente aiuto, perché in effetti è una... scarichiamo un po' di voglia di fare cose tecniche. Sì, è un'app un po' complessa, quindi magari un po' di aiuto da sì, una generazione nuova di ingegneri, perché quello che dicevi prima tu è vero, no? Parentesi, molti di voi non lo sanno, ma questi qua sono gli stessi che durante il lockdown mi hanno dato la possibilità di sapere quanta gente c'era in coda sui mercati. È fila indiana, punto comit, in coda liscio, e poi c'erano mille domini, ma sempre lì si finiva. E sì, assolutamente, è stata un'idea di Fulvio, che è l'ingegnere informatico, è uno dei co-founder di Wise Air, che ha avuto questa idea geniale, quando ha centrato il bisogno vero delle persone, 24 ore l'ha messa in piedi, sì, l'ha messa in piedi, è esplosa, e poi noi come Wise Air tutti ci siamo impegnati, diciamo, a trasformarlo in un progetto crowdsourcing in cui diverse realtà potessero darci una mano, e per quello che fortunatamente è stato soltanto 2 mesi, cioè il periodo di hard lockdown, però ha contribuito ad aiutare le persone a sapere, a non creare assembramenti davanti ai supermercati, sapendo quanto fila c'era. Invece, se voglio entrare nella famiglia di Wise Air, adottare una Arianna, avere anche una Arianna, come posso fare? Allora, io ce l'ho. Allora, ci sono diversi canali. Prima di tutto l'applicazione Wise Air si può scaricare sugli store, in cui facciamo vedere i dati raccolti dalle Arianne, ed è anche in fase di evoluzione. Vogliamo trasformarlo in un'applicazione informativa che permetta ai cittadini di conoscere la qualità dell'aria, integrando i dati delle Arianne con i dati regionali di ARPA e facendo delle analisi interne di processazione del dato. Quindi Wise Air, applicazione per conoscere la qualità dell'aria a Milano e speriamo presto anche in altre città. Wiseair.it per conoscere il nostro progetto. Arianna adesso abbiamo distribuito le prime a Milano, stiamo facendo una seconda produzione e l'idea è quella di allargarci in tutta Italia. Ma come funziona? Se abito fuori Milano, se abito da qualche altra parte, come posso fare? Adesso tramite il sito si può accedere a una lista prioritaria, perché le Arianne stanno arrivando adesso, quelle nuove, diciamo, per prendere Arianna, ma il progetto Arianna si aprirà a tutta Italia sostanzialmente da metà ottobre, novembre in avanti, e quindi sarà possibile. Ma la cosa bella, appunto, del vostro progetto è che non è sempre in evoluzione, sì, che poi certo, man mano più centraline avete in giro, sì, più potete fare anche qualcosa con questi dati. Assolutamente, fargli dare anche informazioni. Come diciamo sempre, anche il progetto a Milano, che abbiamo una rete molto capillare, unica al mondo, è appena iniziato, perché poi trasformare questi dati in informazioni è quella la vera sfida, e lo stiamo facendo. Quando dici unica al mondo, appunto, sono già venuti a sbirciarmi da qualche altra città per capire cosa fare. Abbiamo il progetto ha avuto una buona risonanza sia a livello, diciamo, di connessioni con altri progetti anche a livello europeo che a livello di amministrazione, perché con la stessa AMAT abbiamo iniziato un dialogo, c'è interesse a collaborare. Noi, il nostro progetto e anche la nostra community, che tra l'altro è anche su Facebook Italia Aria Pulita, la trovate, è molto proattiva, cioè c'è proprio la voglia di prendere questi dati e non cominciare ad andare nel panico, lamentarci, ma la voglia di prendere questi dati e insieme alle istituzioni costruire delle soluzioni concrete sul territorio, quindi è questo che stiamo la facendo. La cosa bella poi di Arianna è che magari scoprite anche il vostro amico, ad esempio, Arianna sul cosa che capita, saluto Marcello che magari ci sta seguendo in questo momento, lui poi ha scoperto tramite il vostro sito, l'ho visto, cosa
che bello, insomma, sì, mi sconfitta anche ad avere degli amici intelligenti, quello che può fare Arianna. La comunità si allarga. Infatti, come sarà, speriamo questo, allora, cosa vuoi dire, senti anche della nascita di un Arianna, una De Arianes, così che sviluppiamo ancora di più il progetto. Simone, appunto, diciamo, gli orti urbani sono quello che volete cercare di portare in giro, però tu dicevi, basta un balcone, ma io l'ho voluto il giorno, non sono mai a casa, non mi sono preso manco il gatto perché sennò mi moriva di fame, come faccio a stare all'orto? Ma guarda, ci sono anche delle vasche che hanno dei serbatoi dove si possono mettere dentro una quantità d'acqua sufficiente per irrorare questo mini orto per una settimana, quindi anche se uno va via per vacanze o per lavoro sicuramente è gestibile, a parte l'irrigazione, quella col timer, che sono quelle che usano anche sui terrazzi adesso per le piante eccetera, però ci sono delle soluzioni abbastanza interessanti, e se uno ama il giardinaggio, le piante, al posto di dedicarsi solo alle piante di arredo, diciamo di decorazione, come possono essere i gerani eccetera eccetera, può dedicarsi appunto a delle verdure che anche loro hanno una loro bellezza. Non è che sono brutte, cioè fanno i fiori, no, anche loro, fanno delle cose. I cavolfiori di questa stagione, per esempio, che sì, questa stagione è un dramma, però li sì. È perché sono meglio crudi, i cavoli, perché sì, sono ricchi di zolfo e lo zolfo riscaldato diventa tossico per l'umano, quindi è per quello che hanno questo odoraccio. Ti avvisano di non cuocetemi, invece, perché ne sono più buono crudo o grattugiato, tagliato a pezzine. Fa dei bei fiori, sì, anche le cime di rapa, perché questa è la stagione invernale, quindi si possono, diciamo, coltivare solo le crocifere, che sono appunto i cavoli, cime di rapa, eccetera. Hanno una loro bellezza, le cime di rapa hanno un fiore buono e bello, e i cavoli hanno proprio un'infiorescenza che è molto attraente. Quindi insomma, non solo belle piantine, in modo il termine, cioè così, fiorellini e basta, ma potete anche mettervi delle piante che poi vi diano qualcosa, poi credo che sia anche una bella soddisfazione. E poi piante aromatiche, cioè tutte le spezie, no? Salvia, rosmarino. Ti sei fatto crescere tu? Assolutamente, terrazzo, assolutamente. Anche per avanti la tecnologia c'è modo poi di trovare e fare, insomma, decidete da che parte stare, riuscite a dire, cioè, dal nerd all'amante dell'ambiente ecologista abbiamo tutto. Si può veramente sono spaziare. Allora, siamo in chiusura. Ricordiamo appunto allora tutti i contatti per mettersi in contatto appunto con voi, il progetto Wise Air, Arianna, come funziona, taci due coordinate. Certo, wiseair.it il sito, Wise Air l'applicazione sugli store, e Italia Aria Pulita la community. Poi tramite il sito trovate tendenzialmente qualsiasi cosa. Simona, stessa domanda, il progetto, come si chiama, Forchette Verdi a Milano a tavola con il pianeta, è un progetto globale. Trovate gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Green Forks Stand Up for Climate, e anche sul sito vegon.net, che è uno dei partner che ha partecipato all'organizzazione di questo progetto. E per l'app, per scaricare l'app gratuitamente, metteremo il link a breve su questa pagina Facebook. Seguite le pagine, così che poi potete trovare tutti gli aggiornamenti, ma soprattutto scriveteli, perché fate veramente scrivere e condividere è la cosa migliore da fare. Commentate la diretta, scrivete a loro, scrivete a noi in qualche maniera, poi vi mettiamo in contatto, perché davvero è interessante anche ascoltarli, sentire, e poi chissà, magari quella appunto nasce da una pianta messa su un balcone, nasce la vostra energia come certo, vuoi. Assolutamente. Se posso aggiungere, il 15 ottobre abbiamo questa presentazione a Nolo, e siamo all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvist, che sta organizzando centinaia di eventi in tutta Italia, quindi noi partecipiamo con questa presentazione del nostro progetto Forchette Verdi Milano Tavola col Pianeta, e sarà dalle 18.30 alle 20.30 presso lo spazio culturale HUG in via Venini all'83. Bene, sono contento, anzi saluto tra gli amici di AG che ci hanno ospitato lo scorso anno durante il Nolo Fringe Festival per una settimana sul suo palco lì a fare le dirette, quindi vi saluto tanto, sotto Stefano di AG, davvero un saluto a tutta quanta la squadra, complimenti, e quindi il 15 ottobre ci possiamo vedere là.
importante per la assolutamente del progetto di Simona. Io davvero ti ringrazio tantissimo per esserti qui con noi. Fabio, adesso non scappare perché andiamo a sfociarci Arianna, e a breve vedrete, metteremo un po' sui social anche tutto questo, e soprattutto ovviamente avremo, sapremo che aria respireremo grazie alla nostra Arianna qui in studio, che la metteremo appena fuori dallo studio così ancora meglio. Simona, grazie mille, ti ringrazio, aggiornata anche tu sui tuoi progetti. Assolutamente, grazie a voi, a raccontarci dell'app a questo punto. Grazie a voi, va bene, grazie mille, grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon weekend, ci rivediamo lunedì sempre qui in diretta 12:30 su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto. Assumersi solo raccomandati, rivolgersi a telefono, eccetera, eccetera. Allora, la raccomandazione, che cos'è? Una ragazza abbastanza demoralizzata per problemi sindacali mi ha detto: è il motore che muove il mondo. Facciamo un esempio pratico, senza andare, credo, fuori tema. C'è un certo calciatore che ha fatto il furbo cercando di passare un esame in una certa università italiana, pur non sapendo una parola di italiano, con la complicità dell'ateneo stesso. Questa è una cosa che è assolutamente grave e non va bene. Poi in realtà, se io consiglio una persona che sa fare il suo lavoro a un'azienda, non farò che il bene sia del raccomandato sia dell'azienda. Viceversa, se raccomanderò mio cugino soltanto per una questione di favoritismi, farò il male sia a mio cugino sia all'azienda. Pensiamoci un po' sopra.